Assemblea annuale per la piccola industria della nostra provincia. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente. Sentiamo com'è andata da Luigi Residori. Cambio della guardia ai vertici della piccola industria di Bergamo. Questa sera è stato eletto Giancarlo Losma ai vertici dell'associazione in un momento di particolare difficoltà. Il neopresidente arriva dalla Losma di Curno, che produce sistemi di aspirazione e depurazione per macchine utensili, e dalla guida anche di Federmacchine. Prende il posto di Gianluigi Viscardi in un momento delicato. La piccola industria rappresenta 1200 imprese bergamasche, con Viscardi il punto della situazione. Come ho già detto anche altre volte, non vedo il discorso di dire siamo in crisi, il mondo è cambiato, dobbiamo ridisegnare, dobbiamo reagire, ridisegnare le aziende, portare aziende sempre più efficienti e abbassare la testa, lavorare sperando che qualcuno anche, che il nostro governo ci aiuti. Nel programma del neopresidente la continuità. Ma innanzitutto è un programma. Sarà un programma nella logica di continuità con la presidenza di Gianluigi Viscardi, che è stato un presidente estremamente positivo, ha raggiunto degli obiettivi importanti. La mia prima preoccupazione è quella di non disperdere i risultati e i frutti di questo suo grande lavoro. Al centro delle preoccupazioni della piccola industria, la crisi che rischia di diventare cronica. Il momento è veramente difficile, le perplessità sono tante, non dimentichiamoci che in Italia in questo momento stanno morendo migliaia di aziende, migliaia di piccole e medie aziende, quindi questo pensiero è un pensiero costante, un pensiero che ci induce a pensare soprattutto a loro, a fare qualcosa soprattutto per loro.